succede? Che nell'attesa che questa legge sui vitalizi venga o non venga approvata al Senato, perché non è che abbiamo garanzia, chi ci garantisce che verrà votata, chi ci garantisce che non verrà annacquata, chi ci garantisce che non verrà modificata e non tornerà qui alla Camera, noi abbiamo presentato, e lo possiamo fare durante la discussione sul bilancio della Camera, di fatto la stessa norma per abolire i vitalizi qui alla Camera. Ok? E la Boldrini ha reso inammissibile, diciamo, queste nostre proposte. Io ho fatto, la Boldrini si è permessa di dire al Senato verrà approvata, parole testuali della Presidente Boldrini, ho preso la parola come richiamo al regolamento per chiedere chi le garantisce che il Presidente, che il Senato della Repubblica approverà questa legge. Può metterci una mano sul fuoco, quindi nel frattempo noi la manovra di abolizione già dei vitalizi qui alla Camera, dato che chiaramente stanno sul bilancio della Camera degli ex deputati, la potevamo fare oggi. Lei mi ha tolto la parola, io ho proseguito a parlare. Tipico della Presidente Boldrini, che non ti fa mai finire un concetto quando è in difficoltà. Quando è in difficoltà interviene, ti toglie la parola. Io ho proseguito il mio intervento a microfoni spenti. Ecco, siccome non si vedeva dal monitor per il secondo richiamo, il terzo richiamo, sta facendo. Stavo proseguendo il mio intervento, questo facevo. Mi faccia finire la frase. Sono 4 anni che mi interrompe, sono 4 anni che non mi fa finire un concetto. E che toglie regolarmente la parola quando è in difficoltà, cioè sempre, sempre. È andata in questo modo e ora non so quello che faremo, perché se rendono inammissibili dei nostri interventi qui alla Camera in materia di vitalizi, perché dicono che già c'è una legge incardinata e che verrà approvata al Senato, ma chi ce lo garantisce che il Senato voterà favorevolmente? Ma come si permette la Presidente Boldrini di dire la legge verrà votata al Senato? Chi ce lo garantisce che ieri abbiamo presentato la proposta di calendarizzazione d'urgenza e l'hanno subito bocciata? Cioè, ma la Camera non può fare il lavoro della Camera attendendo che il Senato faccia il Senato, dato che si interviene in una materia sulla quale è competente la Camera dei Deputati? Questo è il discorso.